L'abbiamo trovata l'energia. Beh, allora c'è da dire che io personalmente, per parlo per me, visto che i miei compari oggi, cioè, siamo tutti trovati così, siamo nel mio studio e quindi abbiamo cercato di organizzare questo nostro momento così, no? Tra un impegno e l'altro. Allora, io ho imparato nella mia vita a fare di necessità virtù, cioè, siccome sono uno che ha avuto spesso casini e problemi di ogni tipo, però ho imparato fin da giovane a fare di necessità virtù, cioè a non affliggermi di un problema, e anche se sono particolarmente magari ferito, dura poco questa mia rabbia, questa incazzatura, perché in qualche modo mi rendo conto che rimanere chiuso, fermo ed arrabbiato fa solo perdere un sacco di tempo, perché il mondo se ne frega di questo e va avanti comunque, sempre ed inevitabilmente. Allora è tempo perso rimanere lì arrabbiati e a piangersi addosso, e invece in qualche modo la rabbia, le ferite sono comunque un'altra forma di energia che, sebbene incanalata, possono comunque portare qualcosa. Quindi diciamo che, nonostante questo periodo buio che abbiamo vissuto, oltretutto tutto il mondo, quindi uniti e collegati tutti nella stessa situazione per la prima volta, no? Nella storia forse, no? Pensate, c'è una pandemia, in realtà è delirante, però quello che ha creato realmente è che, a livello proprio umano, globale, ci ha messo tutti nella stessa condizione, ci ha reso tutti identici, uguali. Quindi non c'erano più distinzioni di classe. Tutto. Quindi questa roba mi ha fatto pensare che era comunque un momento da sfruttare energeticamente. Quindi si è arrivati con tutta questa energia perché avevamo voglia, in qualche modo, di graffiare, di andarci a prendere ancora, come al solito, come quando eravamo in cantina, avevamo 18, 19 anni, 20 anni, andarci a prendere sempre con i denti, con i morsi, con le unghie, no? Quello che in qualche modo noi vogliamo. E vogliamo suonare, vogliamo cantare, urlare. Quindi siamo arrivati con questa energia per questo, perché comunque abbiamo fatto questo periodo, è stato per noi come veramente metti la cera, togli la cera, quindi chiusi in casa a fare, a studiare, a leggere, ad approfondire, a scrivere tantissimo. Quindi a un certo punto si sono aperte le gabbie e siamo riusciti a ritrovarci in una sala prove con le vibrazioni, perché per una band è complicato, no? E quindi quell'energia è venuta inevitabilmente, perché una band ha bisogno di un posto dove trovarsi a suonare. Per noi è molto strano fare le cose via etere, o registro cose e te la mando. Lo facciamo, abbiamo imparato a farlo, però non c'è paragone rispetto alle generazioni attuali che sono, cioè, che di default stanno a casa persi nelle loro pippe digitali e si mandano le cose. Cioè, noi siamo ancora, da questo punto di vista, a carbonella, cioè, no? Però se c'è un problema, io un fuoco lo so fare, gli altri no. Sicuramente l'approccio, come stavo dicendo, cioè il fatto che comunque di vecchio c'è quella voglia, quella penso che non finirà mai questa nostra inevitabile maniera di rapportarci alla musica, sia a livello, diciamo, emotivo, sentimentale, ma anche di sofferenza e di sudore nel soffrire, nel trovarsi in una sala prove, provare e fare le ore piccole, litigare, amarci e godere, no? Questa cosa qua per noi è sempre stata così e sempre sarà, perché, ripeto, siamo comunque una band che fa questo lavoro, da questo lavoro, che poi il lavoro parliamone, però c'è, cioè, il lavoro poi sono altri. Però comunque c'è dietro, ovviamente, insomma, sì, del lavoro, no? Inevitabilmente delle ore che sono spese per fare questo. L'abbiamo sempre fatto, lo facciamo da più di 20 anni, col batterista lo faccio da 30 anni, e l'attitudine è sempre la stessa. Ovviamente con che cosa di diverso? Oggi con un bagaglio culturale, musicale, decisamente più ampio, perché abbiamo fatto anche tanta esperienza individuale, che in qualche modo prima non avevamo, che oggi invece abbiamo, e che inevitabilmente apportiamo ai lavori che poi facciamo. Quindi oggi, con i nostri 40 anni, con figli, con tutta una serie di situazioni, ovviamente è diverso, no? Come noi andiamo a sfruttare questo tempo, come andiamo proprio a incanalare nel tempo che poi ci mettiamo a fare musica,
tutta questa esperienza. A volte è una liberazione perché abbiamo voglia di fuggire, a volte invece portiamo i nostri sentimenti, le nostre preoccupazioni, ma li mettiamo tutti lì dentro. Questo c'è di diverso oggi, cioè abbiamo imparato a sfruttare al meglio e a fare veramente di tesoro, ecco, di tutto quello imparato. Questo a livello di esperienze personali, ma anche di tutti i migliaia di concerti che abbiamo fatto oggi, perché abbiamo fatto veramente, facendo un calcolo approssimativo, più di 2000 di concerti ad oggi, e però anche tutta la musica che abbiamo ascoltato, oltre ad esperienze con altre situazioni musicali durante la pausa delle vibrazioni che c'è stata, che comunque è durata 5 anni. Comunque, oggi quando ci ritroviamo, devo dire che veramente tutti hanno un upgrade. A parte le barbe, i peli bianchi, però devo dire che effettivamente siamo diversi da quel punto di vista, tant'è vero che questo EP infatti ha dei suoni dove ritorniamo sicuramente alla vecchia, dove si suona e dove si sentono comunque le batterie, le chitarre intense, ma questo l'abbiamo sempre fatto. Però questa volta abbiamo anche ascoltato tanta musica, ci sono tanti riferimenti che insomma che si sentono, no? Dai Supergrass, cose più vecchie, ai Royal Blood, che sono una cosa un po' più attuale, no? Questo è un po' quello che mi sento, insomma, di dire, di quello che sono le vibrazioni ad oggi.